Visioni profetiche della veggente di Amsterdam, Ida Perdeman. Il 2 febbraio 1978, dice la veggente, vidi erigersi da quell'acqua, dalla parte destra, una chiesa e un edificio. Erano San Pietro e il Vaticano. Mentre vedevo una bocca con un dito sopra, udii in tono velato: la lotta, il combattimento per la vera dottrina sono ancora in atto. Fate attenzione, conservatela e non rinnegatela. Il 31 maggio 1978, continua Ida, mi fu mostrata un'immagine molto spiacevole. Vidi da vicino diversi grandi palazzi. Uno di questi riconobbi essere il Vaticano. Gli altri erano seminari e università. Da tutti questi palazzi vedevo uscire sacerdoti e laici. Io mi spaventai, poiché essi avevano teste di volpi, lupi, iene. Si avvicinavano strisciando e andando a caccia dappertutto. Fu una vista orribile e un fremito mi attraversò tutta. Allora udii la voce: questi sono coloro che hanno portato il mio popolo nel deserto e hanno demolito la mia chiesa. Poi vidi di nuovo San Pietro. Venne un uomo con la barba e vestito di un abito lungo. Sulle spalle aveva un mantello, era una figura come dei tempi antichi. Egli si fermò davanti a una grande porta di bronzo. Dall'alto discese una grande chiave d'oro legata a un filo d'oro che restò sospesa davanti a lui. Dall'alto tuonò la voce: Pietro, mio servo, prendi di nuovo il filo d'oro e apri la porta con questa chiave. Quindi lo vidi aprire la porta, che era spessa ben 10-15 centimetri. La persona chiamata Pietro si voltò e io vidi una lunga fila di sacerdoti stare dietro a lui. La voce disse: venite e seguitelo. I sacerdoti entrarono e la porta fu chiusa. La voce continuò: questo è il mio ultimo avvertimento per il vostro paese e per altri paesi. 9 giorni prima dell'elezione di Giovanni Paolo II, il 7 ottobre 1978, racconta la veggente Ida, vidi giacere su una pianura un serpente terribilmente grande. Non si trattava però di un serpente normale, perché aveva 7 teste. Il suo aspetto era abominevole. Il serpente si contorceva in tutte le direzioni, battendo la coda a destra e a sinistra. Dalle 7 teste veniva continuamente un rumore sibilante, mentre le lingue sputavano qualcosa. Improvvisamente la bestia si contorse totalmente, come se avesse ricevuto un colpo, poiché udì uno scoppio talmente forte e potente che rimbombò su tutta la pianura. Quindi vide come il serpente si contorceva su se stesso. La sua coda si alzò in aria, dando l'ultimo colpo, prima che, sempre contorto, cadesse morto. Fu un'immagine terribile che dovetti guardare con ribrezzo. Poi la voce disse: l'ultimo spasimo è passato. Guarda ciò che ti mostro ancora e comprendilo bene. Ora vidi che la pianura si era trasformata e davanti a me ce n'era un'altra con splendidi colori e in una luce chiara. In questa apparve dal cielo una grande M, adombrata da una colomba luminosa, e sopra la pianura risuonò forte la voce: questa vittoria è giunta per mezzo di lei che lo ha inviato. Si parla evidentemente del pontefice Giovanni Paolo II. Consolati, popolo mio. Io sono con voi tutti. Il Vaticano è al centro di numerose visioni drammatiche. Nella notte fra il 31 maggio e il 1 giugno 1976, Ida si trovò davanti alla Basilica di San Pietro. A un tratto vidi che le sue mura cominciavano a sbriciolarsi e con forza precipitavano, cadendo sulla piazza. La cosa più strana era che tutti questi pezzi si univano in mucchietti sparsi in cerchio su tutta la piazza. Mi sembravano gruppi di persone. Questa fu l'impressione che ne ebbi. Poi,
Questi mucchi di pietre si unirono molto lentamente verso il centro della piazza e formarono una sola grande roccia. Il 15 agosto 1976 la veggente vide nuovamente il Vaticano. Le mura erano sbriciolate e danneggiate. Udii: attenzione, popoli! Vidi passare sul mondo una violenta marea rossa. Udii: vedete! Vidi la Signora tutta glorificata. Poi udii: è lei che vincerà. Se voi farete ciò che è la volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, proclamatela come la Signora di tutti i popoli. E poi, di nuovo, vidi il Vaticano. Le mura erano intonacate e vi furono messe nuove grandi pietre. E udii: questa è la nuova epoca che verrà. Ho visto il Vaticano tutto nuovo come rinato. E il 2 febbraio 1977 un ragno, vide la veggente Ida, che tesseva un'immensa ragnatela con la quale fu avvolta tutta la facciata di San Pietro. Nel cielo c'erano delle nuvole pesanti e dalle nubi risuonò la voce in un tono ancora più lamentevole, come di un moribondo: figli miei, perché mi avete abbandonato? Popolo mio, perché mi hai abbandonato? Ritornate alla vostra vera dottrina nella vera Chiesa. Quando udì ciò, fui presa da una grande tristezza, quindi sembrò come se qualcosa fosse accaduto nel Vaticano. Non potei però vedere di che cosa si trattasse. Improvvisamente la ragnatela scomparve da San Pietro e in alto, nel firmamento, apparve un magnifico arcobaleno dai colori lucenti.